Nuovi dettagli per Uncharted 4. Ancora ritardi per Dying Light. Project Morpheus alla GDC. Bentornati in questa nuova edizione delle Pixel News, edizione del 23 febbraio 2015. Partiamo subito con la prima notizia del 2015. Sono le 12 e 24 in punto. Benissimo, perché ci sono dei nuovi dettagli per Uncharted 4 Thief's End. A quanto pare la Naughty Dog ha confermato durante un'intervista, per adesso per il PlayStation Official Magazine UK. Wow, che nome, che fantastico queste cose, mamma mia. Esatto, che apparentemente ci saranno queste nuove opzioni, meglio, è stato migliorato la verticalizzazione, esatto. È stata migliorata la verticalizzazione del gioco e quindi potremmo fare le scalate un po' come in Far Cry 4 cacca. Ricordiamo, è una esclusiva PS4. Dovrebbe uscire appunto entro la fine di quest'anno. Ancora non si sa quando uscirebbe, però uscirà. Grazie Ruben. Bene, non lo so. Passiamo alla prossima. Allora, ci sono ancora grossi ritardi per Dying Light. Manco forse. Dai, non è grossissimo questo, uno slittamento. Pensiamo che la causa sia Luca, in quanto tutti i giochi che desidera sono posticipati. In effetti è vero. Cos'è che abbiamo visto ieri? Che è stato posticipato? No, il film, che lui aspettava il film. Sì, Interstellar. Sì, aspettavo Interstellar. Esce, no, devo uscire il 2027, devo uscire. Sì, il primo aprile. Ce lo aspettavamo di vedere sugli scaffali il 26 febbraio, già adesso si trova su quegli scaffali la copertina, dice, preordinati di qua e di là. E avrete una brutta notizia se lo state aspettando, perché purtroppo è stato posticipato in data 6 marzo. E speriamo che esca il 6 marzo, che non fa la fine di che tra l'altro non hanno dato neanche motivazioni per questo ritardo. Beh, gli girava così e hanno fatto così. Ma che poi è finito, perché si trova anche su PC. Per fortuna, appunto, stavo dicendo che c'è la versione digitale, esatto. Sugli store, così c'è, per fortuna, perché sennò scleravo. Beh, si vede che appunto hanno finito la cartuccia per la stampante e non riescono a fare le proprie cose. Se volete seguire comunque Dying Light in anteprima, ci sono i nostri bellissimi gameplay. Naturalmente abbiamo fatto i gameplay. E passiamo a questo fatidico Project Morpheus. Che sarebbe, per chi gli ignoranti come me? Sarebbe un dispositivo per la realtà virtuale. Cioè? Ok? È un dispositivo per la realtà virtuale, ossia che è un tipo degli occhialini che si mettono e ti portano in un mondo immaginario. Però, e diciamolo, è esattamente la copia spudorata dell'Oculus Rift, fatta per PlayStation dalla Sony, insomma. Copioni. Esatto. E comunque niente, secondo un sito Polygon, che è abbastanza conosciuto nel settore dei videogiochi, abbastanza affidabile. Sì, abbastanza affidabile. Alla Game Developers Conference, quella, bravo, alla GDC, probabilmente si terrà addirittura una conferenza da 4 ore tenuta dalla Sony per questo dispositivo. 4 ore, e addirittura i partecipanti a questa conferenza potranno provarlo di persona, così potremo vedere anche magari qualche parere in più online su questo dispositivo, se effettivamente è buono, se raggiunge la qualità dell'Oculus Rift, se fa più schifo, se è più bello. L'Oculus Rift con un adesivo della PS4, esatto, probabile. La fiera naturalmente sarà tenuta dal 2 al 6 marzo a San Francisco. Se volete andarci. Esatto. La conferenza, se volete andare solo a quella conferenza, sarà tenuta invece il 3 marzo. La terremo noi. No, la Sony la tiene. Poi noi la presenteremo. Ah, ecco. Però loro la tengono. In arrivo il gioco Dear God.
L'early access per questo gioco ormai sta arrivando a termine. È un gioco prodotto dalla Crescent Moon Games, che ha rilasciato un curiosissimo trailer di lancio che parla di questo gioco, nella quale il protagonista è un umano reincarnato in un cervo. Il mio dell'umano? No. E si parla di un'ambientazione sempre varia e movimentata. Sembra dinamica, buona. Potete vedere le immagini, magari si capisce. Ma mica è della Crash and Moon Games. Sì, come ho detto io. L'hai detto? Sì. Detto. Sì. Allora non è di Namco. Chi ti ha detto Namco? Tu, Namco. Della Namco? Sì. È un gioco dinamico, non è di dinamico. Il gioco sarà ufficialmente disponibile per Steam dal 27 febbraio, mentre invece, come al solito, per le console bisogna aspettare. Sì, no, non è che bisogna aspettare, è in progetto di farlo, tra l'altro solo per l'Xbox One e Wii U. La PlayStation 4 non ancora. Non è accettato. Attualmente non è nei piani. Torniamo in casa Sony per una nuova notizia su... No, sì, è casa nostra, però basta, torniamo in casa Sony. Una notizia riguardo Abyss Odyssey. Odyssey. Quelli lì. Che sembrerebbe arrivare su PlayStation 4. Oh. Da cosa lo possiamo intuire? No, perché sembrerebbe... Non voglio mangiare quello stasera, cinque. Scusa, stiamo facendo le news. Ah, scusa, l'ho chiamato il telefono. Salutalo. Ciao. Ciao. Che erano buone le polpette. Grazie Andrea, erano buonissime le polpette. Sembrerebbe appunto che in Germania sia stato... Sembrerebbe che in Germania... Sembrerebbe che... Nel territorio crucco... Brustel! Allora! Sembrerebbe che è stato classificato sto gioco in una nazione europea... Oktoberfest! All'incirca lì... E si chiama, sta classificazione, è stata fatta un gioco che si chiama Abyss Odyssey Extended Dream Edition, il quale ci fa intuire... Che è un gioco probabilmente contenente anche degli extra, dato che è un Extended Dream Edition. Sempre i famosissimi Kellogg's extra cioccolato con dente con cuoio belga. Esatto. E mandorle tostate. Esattamente. Attualmente il gioco si può trovare comunque su Steam, Xbox 360 e PlayStation 3 nei vari store, appunto. Forse per le console. Attualmente anche... è già uscito. Sì, sì, è già vecchio sto gioco. Soltanto probabilmente lo faranno anche per sì, all'incirca per PlayStation 4. Quindi restiamo in attesa della versione PlayStation 4, appunto, e chissà, magari possa non arrivare su Xbox One. Bene ragazzi, passiamo ora al palinsestio. Sestio? Che settimo, pali? Oggi ormai è la settima settimana del palinsestio, questo. Che palindromo? È il sesto palindromo? Poligono. Ah, ok. Ah, dire. Il sito. Il sito, Polygon. Buono. Il gioco tripla della settimana è The Order 1886. Sì, TM. L'ordine del 1886. Che non c'è mai arrivato, tra l'altro. No, non c'è mai arrivato. Cioè, è arrivato sto Amazon, cioè, tieni conto. Oh, sono secoli. Scandaloso. Sono decenni. Centecenda. C'è un sacco. Martedì, invece, per la rubrica stamattina di mobile, avremo... Per la rubrica strafatti di mobile avremo un gioco molto carino. Si chiama Crossy Road. Qualcuno lo conosce magari. Road, ma sarà in versione un po' più piccante, diciamo. Diciamo che sarà un... Ah sì? È vero? No. Un piccante fail. Una miscela esplosiva. Sarà una miscela esplosiva di adrenalina e play, diciamo. Latteina. Ok, mercoledì. Invece per strafatti di retro avremo... Per il retro ci sarà... Tomb Raider 1. Ci siamo presi bene con Lara Croft, quindi allora abbiamo detto andiamo a far vedere ai nostri iscritti qual era il primo Tomb Raider, da dove è nato il personaggio. Da dove è nato? E ve lo vedrete nella rubrica di mercoledì alle ore 18. Esatto, mentre per quanto riguarda il jeudi... Si parla francese, avec la moi, Patier, avec Mario Mare. Avremo un gioco, un indie bellissimo, dal nome MacPixel. Anche lì un gioco bello, un indie veramente che non bellissimo. Questo dovete vederlo assolutamente perché è bellissimo. Bello. È troppo demente, bello. Lol.
fuori di testa quel gioco. Non perdetevi la puntata delle ragazze di venerdì. Penso perché che ci saranno sì. grandi svolte all'interno esatto. della storia. Come anticipato appunto nell'ultima puntata di venerdì scorso, ci sarà strutturato in modo un po' diverso. Vedrete dei cambiamenti, quindi speriamo che vi piacciano. Rimembriamo altresì ai nostri visualizzatori che sabato uscirà la recensione di L'Ordine del 1886 TM. Perché TM? TM non, più. Non c'è scritto TM, non è un ordine registrato, è un ordine esistente no. della regina. No, no, TM, te manca, no? Cioè TM. Ah, ok. Oh, te manca. E poi sempre sabato alle ore 18.00 alle 18 andrà in onda un gameplay speciale bomba di un gioco appena uscito che non vi possiamo ancora svelare. Ci vediamo come domani sempre alle domani. Ore 12 con il gameplay di The Order. Alle ore mi raccomando, ragazzi, rubriche, devo dire un bravi. Ciao bellissimo, un grandissimo ciao Manu, ciao ai nostri amici Samson, Matteo e Andrea. E Paolo, un ringraziamento speciale a Mario Testa. Grande Mario, sei Mario il numero Testa uno. Sei fantastico, ti sosteniamo, mi raccomando. Mario Testa, sei il numero uno. Rincorri sempre i tuoi sogni, grande. Non grande ti fermare, grande. Questa è la nostra risposta al tuo messaggio. Esatto. Noi ci vediamo domani, l'ho già detto. E noi siamo gli strafatti di Pixel. Ruben. Luca, ma Marco, no, Luca, no. Ma Luca. Francesco, Alberto e Gino, noi ci vediamo domani. Luca, Amon, Ruben, ciao. E Gomez. E ricordiamo una cosa, ragazzi, che Ruben è buono. Che buono che sono. Ciao. Che buon che son. Le bon. Dovresti essere Marca Le Bon.